Se pensiamo ad un personaggio storico famoso, ci vengono in mente imperatori, generali, papi, ma tutti rigorosamente uomini. Eppure la storia è piena di personaggi femminili che l'hanno attraversata, lasciando un'impronta indelebile. È il caso di donne come Giovanna d'Arco, Isabella di Castiglia o l'imperatrice Sissi. Di alcune conosciamo ogni dettaglio della loro vita, di altre non sappiamo nemmeno che volto avessero, anche se si tratta di donne famosissime. Giulia Farnese è una di queste figure. Per la storia fu una semplice opportunista assetata di potere, nella realtà fu vittima e strumento di un sistema di alleanze ordito dall'infido Rodrigo Borgia. Grazie all'associazione Rinascimento del Borgo e a Anna Zita di Carlo, che ha permesso alle nostre telecamere di entrare nello splendido Palazzo Collacchioni, abbiamo potuto realizzare una docu-fiction attraverso la quale vi racconteremo la vera storia di questa donna affascinante, scoprendo anche che esistono enigmi irrisolti su come fossero i suoi allineamenti o su dove si trovi realmente la sua sepoltura. Quindi restate con noi, perché quando il mito diviene archeologia, la ricerca si trasforma in avventura. Benvenuti a Terra Incognita. Se nella storia si parla di veleno e di complotti, la prima persona che viene in mente è Lucrezia Borgia, un personaggio molto particolare, ma che alla fine non fu così cattiva come si crede, ma fu soltanto una pedina del padre Rodrigo Borgia, poi diventato papa col nome di Alessandro VI. Ma in questo percorso non vogliamo raccontare questa storia, bensì quella di una donna amica di Lucrezia Borgia e a doppio filo legata anche alla vita di Alessandro VI. Parleremo infatti di Giulia Farnese. Tanto è stato scritto su di lei, ma perché tanta attenzione su questa donna? Forse perché è passata alla storia come la donna più bella del suo tempo, una bellezza che non sfioriva nemmeno col passare degli anni, una bellezza che però non portò sempre bene. Basti ricordare infatti il suo soprannome di Venere papale o di Sposa di Cristo. Giulia è infatti passata alla storia soprattutto per il fatto di essere stata a lungo l'amante del terribile Rodrigo Borgia. Ma prima di parlare di questo, occorre fare un passo indietro e raccontare la sua storia. Giulia Farnese nasce nella seconda metà del Cinquecento da Pierluigi Farnese e Giovannella Caetani dei Duchi di Sermoneta. E da lei è affidato un importantissimo compito. Per la sua grande bellezza, la famiglia riuscirà tramite lei ad entrare nelle corti rinascimentali romane. Prima di lei, la coppia aveva già messo al mondo un maschio, Alessandro, che scese al soglio pontificio nel 1534 con il nome di Papa Paolo III, e dopo di lei, nel 1478, nacque Girolama. Giulia crebbe insieme alla sorella nelle terre di Capodimonte, proprietà della sua famiglia, educata dalla balia Agnese di Ischia di Castro, alla quale fu legata di più che alla propria madre, fino alla morte. Poi in un convento a Viterbo e a Roma, dove i Caetani, cittadini romani, avevano un palazzo. Fu educata con tutte le nozioni che erano necessarie ad una fanciulla del suo rango, non solo le discipline tradizionali, lingue, cultura generale, grammatica, musica, danza, ma anche i codici comportamentali ai quali avrebbe dovuto ispirare la sua vita di donna nel rispetto dei valori, usi e consuetudini della società raffinata aristocratica del suo tempo. Il 12 dicembre 1484, all'età di 10 anni, Giulia restò orfana di padre. La madre, Giovannella, ritenne opportuno dar seguito all'accordo preso anni prima tra il cardinale Borgia e il marito circa il fidanzamento dei figli. Giulia avrebbe sposato il nipote del cardinale, signore di Bassanello, ora Vasanello.
Da capo di monte Giulia Farnese farà il suo debutto nella Roma papale e sarà promessa in sposa ad un uomo particolare. Infatti, se lei rappresentava la bellezza sfolgorante, lui era veramente un mostro, in quanto era affetto da un'orrenda foruncolosi che gli deturpava il viso. Inoltre era soprannominato Monoculus Orsinus perché era orbo da un occhio. Un uomo che Giulia sposò forse con riluttanza, pensate, a soli 15 anni. Inoltre, un anno prima era diventata anche l'amante di un uomo molto particolare al tempo, di Rodrigo Borgia, diventato poi famoso come Papa Alessandro VI. Giulia si sposò nel palazzo del cardinale Rodrigo Borgia, oggi conosciuto come Palazzo Sforza Cesarini a Roma. E questo perché la sua suocera Adriana De Mila, madre di Orso Orsini, era cugina di secondo grado del cardinale. Ovviamente Adriana era molto contenta dell'unione che avveniva tra suo figlio e Giulia Farnese, protetta da questo cardinale di famiglia, perché Rodrigo era molto potente, era un vicecancelliere della Chiesa e oltretutto era ricchissimo. Sicuramente ne avrebbero tratto vantaggi tutti, la famiglia Farnese, gli Orsini e quindi conseguentemente Adriana De Mila. Giulia, come era suo dovere, seguì Orsino nel feudo di Bassanello. Ben presto, però, ogni pretesto fu buono per allontanarsene con sempre maggiore frequenza. Le occasioni non le mancarono, vuoi per recarsi nella residenza romana degli Orsini in Monte Giordano, vuoi per far visita alla suocera nel palazzo romano a due passi da San Pietro, dove Adriana viveva insieme a Lucrezia, giovane figlia di suo cugino Rodrigo Borgia. L'incontro con Giulia fu una vera folgorazione per il cardinale 58enne, che volle a tutti i costi fare sua quella fanciulla così avvenente. Giulia, non ancora quindicenne, gli fu così offerta su un piatto d'argento dalla suocera Adriana De Mila, un muto patto scellerato dal quale tutti si riproponevano grandi benefici. Il cardinale poteva aggiungere una nuova perla alla sua già ricca collezione e Giovannella e Adriana avrebbero usato l'ascendente di Giulia sul cardinale per ottenere onori e privilegi per i rispettivi figli, Alessandro e Orsino. Non abbiamo riscontri da fonti storico-documentarie se l'unione di Giulia con il marito fu un'unione felice, perché purtroppo non è giunta fino a noi una corrispondenza privata di Giulia e della famiglia Farnese. Da quello che si può riuscire ad interpretare attraverso alcune lettere e attraverso la storia così travagliata, soprattutto nel periodo in cui lei frequenta la corte papale, quindi con Alessandro VI Borgia, probabilmente il suo matrimonio non era così difficile come si può invece immaginare. Nei mesi immediatamente successivi al matrimonio con Orsino, Giulia divenne a tutti gli effetti la nuova amante riconosciuta del Borgia, completamente accecato dalla passione per quella giovane bella e conturbante. Per assicurarsi la vicinanza della sua favorita, Rodrigo ottenne che le donne, Adriana e Giulia, dimorassero nel palazzo di Santa Maria in Portico, residenza di Adriana De Mila. A fare le spese della tresca amorosa era unicamente Orsino, costretto a recitare il ruolo scomodo del marito accondiscendente. Ma negli anni seguenti anche lui riceverà la sua ricompensa per la vicinanza al Borgia, che si apprestava a mettere le mani sulla tiara papale. Quella che avrebbe dovuto essere una semplice storia di letto si trasformò in un'incontenibile passione senile, devastante e ossessiva, la cui fiamma brillò a lungo, alimentata da un desiderio accecante, da una gelosia morbosa e a tratti delirante. Più volte Papa Alessandro arrivò al punto di minacciare Giulia di scomunica se fosse rimasta col marito anziché con lui. Presa dimora a Santa Maria in Portico, Giulia poté stringere una forte amicizia con Lucrezia Borgia, figlia del cardinale e nipote di Adriana, alla quale era stata affidata affinché fosse educata come una vera principessa di sangue reale.
Fra le due fanciulle nacque un legame di profonda simpatia reciproca, data anche dalla diversità della loro estrazione. Giulia era cresciuta in campagna, educata in maniera semplice e frugale. Lucrezia era invece figlia della Roma di quegli anni, avvezza ai costumi poco edificanti della città papale, inserita negli ambienti corrotti della nobiltà e della gerarchia ecclesiastica. A saldare il loro legame fu forse proprio la condizione di sudditanza al volere di Rodrigo Borgia. Per quanto riguarda il rapporto intercorso tra Giulia Farnese e Lucrezia Borgia, purtroppo non abbiamo certezze, non essendoci una differenza di età significativa tra loro, sicuramente non potevano essere molto amiche, ma io penso che abbiano condiviso tanto nel momento in cui entrambe vivevano nella corte di Alessandro VI parecchie cose. Mentre l'amicizia tra Giulia e Lucrezia si amplificava, il cardinale Rodrigo Borgia diventava papa col nome di Alessandro VI e Giulia diventava la concubina ufficiale del papa. Sicuramente tutto questo giova molto alla famiglia Farnese. Infatti il fratello di Giulia, Alessandro, diventò cardinale a soli 25 anni, ma tutto ciò fece sorgere anche numerose maldicenze. Infatti fu soprannominato il cardinale dalla gonnella, con allusione al titolo acquisito grazie all'aiuto della sorella. Ed eccoci qua con Elisabetta Meoni, responsabile del gruppo danze dell'Associazione Rinascimento nel Borgo di Sansepolcro. Allora, parliamo di storia, parliamo del contesto storico nel quale ci troviamo. Allora, Giulia Farnese, è un periodo del 1492 circa, in cui ci sono molti cambiamenti, e in un periodo in cui muoiono due elementi chiave del Rinascimento fiorentino, quindi Lorenzo il Magnifico e anche Piero della Francesca. E la scena si sposta nella Roma. Qual era la situazione appunto in questi contesti e qual era la differenza tra la corte fiorentina e quella romana, quella papale? Firenze durante il periodo del Savonarola è spazzata effettivamente da un vento purificatore, secondo lui, nel senso che erano molto frequenti appunto i falò delle vanità, in cui erano state bruciate opere d'arte, pittura che celebravano la bellezza umana, come diciamo è tutto il discorso fattibile nel 400. Libri considerati peccaminosi e oggetti di lusso come cosmetici, ventagli e carte da gioco. Savonarola in questo momento continua la sua attività predicatoria, ma soprattutto contro la corruzione della Chiesa, oltre che contro la corruzione dei costumi, anche proprio contro la corruzione della Chiesa. Ma in prima persona il suo bersaglio preferito è rimasto Alessandro VI, secondo lui un simoniaco, un peccatore. Brevemente succede questo, Alessandro VI cerca di ridurre alla ragione appunto Gerolamo Savonarola, prima muovendo la corte pontificia, cercando insomma di ridurlo un po'. Viene accusato di eresia e di impostura e catturato. Poi praticamente viene impiccato e bruciato in una situazione, in una esecuzione pubblica. Per quanto riguarda la corte pontificia di Alessandro VI, tutto sommato non era né migliore e né peggiore delle precedenti, nel senso che dobbiamo considerare la corte pontificia come una corte principesca, come qualsiasi altra corte principesca, anzi, però abbiamo un elemento in più, si può dire, nel senso che il Papa ha una grandissima disponibilità economica, di più superiore a tanti altri principi italiani, tutto sommato. E la forma di nepotismo viene praticata non è poi isolata e non è solo di Alessandro VI, è stata praticata in maniera diciamo molto, molto libera.
E oltretutto, diciamo, è vero che al limite Alessandro VI si dava, cioè eccedeva comunque, sia cardinali, prelati, insomma, presenti in questa corte pontificia non hanno mai disdegnato né i piaceri della carne né i piaceri della tavola, tutto sommato. Quindi non è che... Ecco, appunto, Giulia fa parte di questa corte pontificia. Qual era la situazione, la condizione della donna in questo periodo, tra la fine del 400 e i primi del 500? La donna nel Rinascimento è sottoposta sia legalmente che economicamente al marito. In un contesto praticamente dove i matrimoni hanno una, diciamo, vengono decisi in base a ordini dinastici, economici e politici, la donna non può disporre né di sé né della propria libertà. L'unica cosa in cui praticamente può contare è la dote che si porta dietro. Normalmente di fronte a una morte prematura del marito, se la donna si fosse risposata, avrebbe perso tutti i diciamo, diritti sulle proprietà del marito. Se invece al contrario si manteneva casta e manteneva diciamo, la vedovanza, praticamente poteva continuare a vivere in questa casa. Al di là di quello che possiamo pensare, una figura presente e anche diciamo, in un certo senso di spicco nelle principali città italiane, diciamo, rimane la cortigiana. La cortigiana è presente a Roma, è presente a Firenze, è presente a Venezia. Le cortigiane, il termine cortigiana all'inizio indica, nella prima metà del 400, indica una donna che vive a corte di un principe. Dalla seconda metà del 400 invece indica una donna che all'interno di un circolo culturale svolge un intrattenimento di tipo sessuale. Comunque sia, questi circoli vengono frequentati da gente, da mercanti facoltosi e soprattutto anche da banchieri, oltre che da persone come filosofi e letterati, diciamo, artisti. Ringraziamo Elisabetta Meoni per la collaborazione e continuiamo a raccontare questa affascinante storia. Il 30 novembre 1492 Giulia diede alla luce la sua unica figlia, Laura. Da poco più di 3 mesi Rodrigo Borgia era diventato Alessandro VI. La piccola fu ufficialmente presentata come figlia legittima di Orsino, ma i sospetti che si trattasse di una creatura del Borgia non erano per niente infondati. Alcune cronache dell'epoca raccontano di una lampante somiglianza fra la bambina e il cardinale, e certe coincidenze temporali circa il periodo del concepimento avvalorerebbero la tesi. In ogni caso, Alessandro VI, in una sua famosa lettera a Giulia, seppur indirettamente, smentisce questa ipotesi. Laura assunse il cognome degli Orsini e fu di fatto erede del monocolo. La nascita di Laura costituì il pretesto per il definitivo allontanamento di Giulia da Bassanello. Contrariamente a quanto sostengono gli altri storici, io penso che Giulia non sia diventata amante del cardinal Borgia a 14 anni, appena sposata. Probabilmente lei divenne amante del cardinale Borgia, e questo ce lo riportano le varie cronache dell'epoca, quando subito dopo la nascita di sua figlia Laura, unica peraltro, che avvenne nel 1492. Fu anche un anno importante perché il cardinale Borgia divenne Alessandro VI e quindi salì al soglio pontificio. Potete immaginare che cosa significava questo, essere favorita di non solo un cardinale, ma anche di un papa. Con l'ascesa al soglio di Pietro, Alessandro cominciò ad elargire donazioni e benefici a tutti coloro che rientravano nella sua cerchia fidata. A cogliere i frutti della benevolenza del nuovo papa fu anche la famiglia Farnese, in qualche modo ricompensata per le grazie che Giulia continuava a concedere al pontefice. L'anno successivo alla sua elezione, il Borgia elevò alla porpora cardinalizia il fratello di Giulia, Alessandro, appena 25enne. Ma anche l'umiliato Orsino fu destinatario di una generosa elargizione da parte del Papa, che nel 1494 gli fece dono del feudo di Carbognano.
è il 1493. Infatti Giulia lascia insieme a Lucrezia il palazzo perché appunto Lucrezia è stata data in sposa a Giovanni Sforza, signore di Pesaro. Lei l'accompagna, Giulia accompagna Lucrezia come dama di compagnia in città, ma subito dopo viene richiamata immediatamente a palazzo dal Papa perché le truppe francesi stavano avanzando e appunto Rodrigo era preoccupato fortemente per l'incolumità della sua donna. Ella però preferì rifugiarsi a Capodimonte, dove suo fratello Angelo stava per morire. Come se non bastasse, a richiamare Giulia c'era anche Orsino. Dopo numerosi colpi di mano del Papa, Giulia riprese la via per Roma, ma non era che l'inizio della fine. Sul far dell'autunno la situazione sembrò precipitare. Alle insistenze minacciose del Papa, che pretendeva il ritorno di Giulia a Roma, si aggiunsero le recriminazioni e le minacce di Orsino, che esigeva a gran voce il rientro della moglie a Bassanello. La situazione fu affrontata dal Borgia alla sua solita maniera. Con arrogante determinazione scrisse parole durissime contro di lei e contro la stessa Adriana, minacciando entrambe di scomunica. Tempestò di lettere velenose tutti i suoi interlocutori, tra cui il cardinale Alessandro Farnese e lo stesso Orsino, rinfacciando loro i grandi benefici concessi ed arrivando a minacciarli di scomunica e confisca dei beni, qualora si fossero opposti al suo volere. Ad Orsino fu comunque riconosciuta una cospicua elargizione per le sue truppe. L'intimidazione ebbe successo, poiché Giulia, la suocera e la sorella Gerolama si rimisero in viaggio verso Roma. Ma all'altezza di Viterbo, il corteo delle dame, scortato da 30 cavalieri che il Papa aveva appositamente inviato da Roma, fu intercettato da un'avanguardia dell'esercito francese. I 30 cavalieri, da parata più che da combattimento, non tentarono alcuna resistenza. I francesi, saputo con chi avevano a che fare, pensarono di trarne il massimo profitto. Sequestrarono le tre dame e le rinchiusero nella rocca di Montefiascone, chiedendo al Papa un riscatto fissato in 3.000 ducati, che Alessandro VI inviò prontamente ai sequestratori. Dopo qualche giorno trascorso a Montefiascone, più come ospiti che come prigioniere, le tre dame ripresero il viaggio verso Roma, scortate da un vero e proprio esercito. Entrarono a Roma il 1 dicembre e, a quanto si racconta, Giulia trascorse la notte in Vaticano, immediatamente perdonata per la sua insolenza dall'amorevole pontefice. Malgrado le apparenze, questo non era che l'ultimo atto della relazione fra Alessandro VI Borgia e Giulia la Bella. Gli eventi della storia, intrecciandosi alle sue vicende personali, avrebbero ancora una volta determinato il destino della giovane Farnese. Le notizie sull'avanzata di Carlo VIII erano sempre più preoccupanti e a Roma si diffondeva una paura crescente. Il Papa non aveva alcuna intenzione di lasciare la Santa Sede, nonostante molti glielo suggerissero caldamente. Giulia, tornata da pochi giorni, temeva per se stessa e per la figlia e non desiderava altro che abbandonare Roma il più in fretta possibile. Per questo motivo si rivolse al fratello Alessandro, chiedendogli di aiutarla ad organizzare una rapida partenza dalla città. Due settimane prima dell'arrivo di Carlo VIII e dei suoi soldati, Giulia lasciava Roma all'insaputa del Papa. Da quel momento Alessandro VI non avrebbe più rivisto Giulia Farnese. Dove si sia recata Giulia dopo quella fuga non è certo. È possibile che abbia raggiunto il marito a Bassanello o che si sia rifugiata direttamente nel castello di Carbognano, dove la ritroviamo qualche anno dopo. Di sicuro si sa che nell'anno 1500, proprio a Bassanello, morì Orsino. I suoi possedimenti furono ereditati da Laura, su cui continuava ad aleggiare il sospetto della paternità del Borgia. Di Giulia si ritrovano le tracce verso la fine del 1503. Il 18 agosto di quell'anno Papa Alessandro era morto e la rovina cominciava ad abbattersi su Casa Borgia. Per i Farnese era tempo di affidare ad altri la propria fortuna e fu ancora una volta Giulia ad essere protagonista di uno dei momenti chiave di questa ascesa. Dopo il breve pontificato di Pio III, che morì ad un mese dall'elezione, il conclave elesse Papa Giuliano della Rovere, che assunse il nome di Giulio II. La Bella, ormai trentenne, tornò a Roma per combinare proficue nozze per la sua unica figlia. L'astro dei della Rovere era al suo apogeo e Giulia comprese bene l'opportunità di un matrimonio con questa potente casata. Le trattative andarono a buon fine, tanto che il 15 novembre 1505 la tredicenne Laura Orsini sposò Niccolò della Rovere, figlio di una sorella del pontefice. Quanto potere aveva Giulia nei confronti di Alessandro VI da riuscire ad attraversare questi anni molto bui, indenne?
Come riuscì il cardinale Alessandro Farnese, suo fratello, ad ottenere dal Papa comunque protezione? Come riuscì ad ottenere un'amicizia con Cesare Borgia, che infatti soggiornò al castello di Capodimonte dei Farnese, dove Giovannella Caetani aveva preparato per lui una festa quando divenne cardinale Alessandro, suo figlio? Effettivamente ci sono dei punti oscuri in questa storia che cercheremo il prima possibile di riuscire a capire, a comprendere e a svelare. Senz'altro Giulia ne uscì come una donna più matura, ne uscì come una donna ricca e soprattutto indipendente, cosa che per l'epoca era impensabile. Nel 1506 Giulia assunse il governo di Carbognano dopo la lenta fine della famiglia Borgia. La bella prese dimora nel castello della cittadina. Le cronache raccontano che Giulia fu un'abile amministratrice e seppe tenere il governo delle sue terre con mano ferma ed energica, mentre a Roma suo fratello proseguiva nella sua brillante carriera ecclesiastica. Per Giulia il tempo degli amori non era finito. Nel 1509 sposò Giovanni Capece Bozzuto, esponente della piccola nobiltà napoletana. Nell'ottobre 1517 Giulia, a 43 anni, restò vedova per la seconda volta. Giulia rimase a Carbognano fino al 1522. Lasciato il castello, fece ritorno a Roma, dove trascorse gli ultimi due anni della sua esistenza. Vorrei che si sapesse che Giulia era diventata una donna indipendente. Aveva messo su un'attività imprenditoriale, aveva un allevamento di maiali, aveva un allevamento di cavalli, vendeva ovviamente questi animali in gran numero, per centinaia addirittura, e oltretutto cercava di rendere autonoma la sua vita. Ma se Giulia era così bella, come mai non esistono dipinti che la raffigurano? In un periodo in cui gli artisti facevano veramente il solco all'interno dei palazzi signorili, perché nessuno fu incaricato di ritrarla? Forse i dipinti ci sono, ma qualcuno li ha fatti sparire. Perché? Scopriamolo insieme. Giulia fu considerata dai suoi contemporanei sicuramente la donna più bella della sua epoca. Ritratti sicuramente ce ne saranno stati tanti, immaginiamo che proprio per la sua avvenenza e la sua bellezza fosse ritratta più volte, e sono convinta che ne siano rimasti, magari in collezioni private. Tra quelle ipotetiche si fa notare uno dei personaggi che compaiono nella Trasfigurazione di Raffaello. Il grande artista Urbinate avrebbe impresso in quella figura, ad eterna e imperitura memoria, le mirabili fattezze di Giulia la Bella. Il Vasari, nelle sue Vite, identifica Giulia nella Madonna con Bambino, dipinta dal Pinturicchio nella Sala dei Santi dell'appartamento Borgia in Vaticano. Quest'ultima potrebbe essere l'ipotesi più credibile, sia per l'attendibilità della fonte, sia per la plausibilità del fatto. Giulia era la favorita di Alessandro VI ed è verosimile che questi abbia voluto vederla in effigie nel suo appartamento, tanto più che nello stesso è raffigurata anche Lucrezia Borgia. C'è chi ritiene che la mancanza di immagini sia dovuta ad una sorta di damnatio memoriae, a cui Giulia sarebbe stata sottoposta per volere di Papa Paolo III e del cardinale Alessandro Farnese. Al primo ricordava il motivo della sua investitura cardinale, al secondo appariva come un possibile ostacolo sulla strada delle proprie ambizioni. Avrebbero così fatto eliminare tutti i ritratti di Giulia, il cui ricordo era per ambedue fonte di grande imbarazzo. È possibile che possa avere il suo volto la dama con l'unicorno che Papa Paolo III Farnese, suo fratello, fece affrescare nelle sue stanze a Castel Sant'Angelo. Io credo che in particolare un dipinto di Sebastiano del Piombo, conservato nel museo di Dallas, che raffigura una donna a cui gli storici dell'arte non sono riusciti a dare un nome, possa essere lei, ormai donna matura. Ecco, senz'altro
Giulia è da qualche parte, bisogna soltanto trovarla. Recentemente una ricercatrice avrebbe ritrovato il suo volto all'interno della chiesa di Santa Pudenziana a Roma, ma è possibile si tratti veramente di Giulia Farnese? Nel quartiere che diede i natali al grande Giulio Cesare e la suburra c'è la bella via urbana che porta diritta all'Esquilino per aprirsi infine con una splendida vista sul retro di Santa Maria Maggiore. Là, poco prima che la via termini, si trova la Basilica di Santa Pudenziana, una tra le più antiche chiese di Roma, eretta per volere di Papa Siricio nel 390 d.C., sui resti della casa di Santa Pudenziana e di sua sorella Prassede, in Vicus Patricius. Proprio in questa chiesa la ricercatrice Patrizia Rosini avrebbe fatto una scoperta sensazionale all'interno del mosaico che decora l'abside dell'edificio. In pratica, verso la fine del Cinquecento, il cardinale titolare Enrico Caetani fece dei lavori di ristrutturazione e mentre stavano lavorando alla volta di questa chiesa, crollò una parte di questo bellissimo mosaico. Fu così che fece fatto riaffrescare a finto mosaico con dei personaggi che dovevano rappresentare dei discepoli intorno a Cristo benedicente, con una figura che doveva rappresentare Santa Pudenziana, alla quale era intitolata la chiesa. Proprio mentre io stavo ammirando questo bellissimo mosaico restaurato nell'Ottocento da un pittore famoso, Vincenzo Camuccini, mi resi conto che i volti dei discepoli riaffrescati nella fine del Cinquecento assomigliavano a dei personaggi che io stavo studiando, i Farnese. Tra loro è possibile vedere Papa Paolo III Farnese, nella stessa postura in cui lo riprese il famoso pittore Tiziano Vecellio, Pierluigi Farnese suo figlio, ed accanto a lui quella che sembra essere il volto di una donna, Giulia Farnese. E dico questo perché quel volto ricorda molto la donna rappresentata in una stanza di Castel Sant'Angelo, in una scena di Amore Psiche, la dama con l'unicorno, che sembra ricordare proprio la postura del viso, i tratti somatici. Ma per quale motivo in questo mosaico ritroviamo questi importanti rappresentanti della famiglia Farnese? Ora Enrico Caetani, il titolare di questa chiesa che fece appunto avviare questi lavori, era un lontano parente di Giulia Farnese, così come lo era degli altri personaggi che sembrano essere stati riprodotti in questo mosaico. In effetti il motivo per il quale dovevano essere lì poteva essere un segno di riconoscimento. E nello stesso tempo di protezione che voleva dare chi? Il cardinale Alessandro Farnese Juniore, nipote di quel Papa Paolo III Farnese, protettore del cardinale Enrico Caetani, titolare di questa chiesa. È il 23 marzo del 1524. Giulia Farnese muore a soli 50 anni per cause sconosciute. Per soli 3 anni non riuscirà a vedere sul soglio pontificio suo fratello, eletto col nome di Papa Paolo III. Ma dove si trova oggi la sepoltura di Giulia Farnese?
In molti puntano l'occhio al suo testamento del 14 marzo del 1524. Secondo le sue volontà, infatti, sarebbe dovuta andare a riposare per sempre sull'isola bisentina del lago di Bolsena, nella tomba di famiglia, appunto, dei Farnese. Secondo molti altri, invece, il suo corpo sarebbe stato inumato all'interno della chiesa di San Gerolamo della Carità a Roma, proprio a pochi passi dal palazzo Farnese. Ma perché le sue volontà non furono rispettate? Nel testamento di Giulia risultano evidenti la personalità ed il tipo di vita che l'accompagnarono nella seconda parte della sua esistenza, periodo in cui visse libera e non più sottomessa a passioni di intrighi. Dopo aver lasciato istruzioni per la costruzione di una cappella nella chiesa di Santa Maria in Carbognano e per l'acquisizione di un dipinto della Vergine Maria che sarebbe stato custodito nella cappella stessa, nonché degli oggetti sacri ad uso della medesima ed inserito un lascito di denaro per l'acquisto di poderi nella terra di Carbognano per il sostentamento della chiesa del cappellano, iniziano le disposizioni per le donne che la servirono con affetto. Pensò alle altre donne, a tutte le donne che l'avevano servita, a tutte le ragazze che le erano state d'aiuto nella sua vita quotidiana. Le lascia un bel po' di ducati per farle sposare, ma poi dice anche che dovevano darglieli lo stesso, anche se non si fossero poi maritate, e anche se fossero servite semplicemente per farle sopravvivere. E questo è significativo, no? Di un aspetto, di una personalità, di una donna che non solo si è resa indipendente, ma vuole rendere indipendente anche le altre ragazze, le altre donne, quelle del suo paese, quelle che contavano per lei anche affettivamente. Lei si ricorda addirittura di lasciare dei soldi e raccomandazioni a sua figlia Laura di curare, di trattare bene la sua nutrice. Troviamo quindi una Giulia Farnese sovrana e madre, che non pensa solamente ad elargire semplici lasciti di denaro, bensì cerca di assicurare un futuro sereno alle sue donne, attraverso dettagliati elenchi di consegne alimentari, arrivando addirittura a chiedere ai propri eredi futuri di procurare in perpetuo vitto ai poveri di Carbognano. È insomma il ritratto di una donna che è riuscita a metabolizzare il potere che le era stato concesso ed al contempo purificarsi dalle ipocrisie di palazzo. Lei, ragazzina di 14 anni, spinta tra le braccia di un potente, attempato cardinale, invidiata per la ricchezza che derivò dal suo ruolo di amante papale, usata dalla madre, dalla suocera e da suo fratello Alessandro, era riuscita a compiere una catarsi interiore ed esteriore. Mai si piegò ad un ruolo di donna sottomessa, anzi, fu colei che propiziò la trasformazione dei Farnese da semplici nobilotti di provincia a signori e principi rinascimentali, identificandosi con l'emblema familiare, l'unicorno, al quale associò l'immagine di una giovane dama che ancora oggi possiamo ammirare nelle sale del suo castello a Carbognano. Ora, sul dove sia stata sepolta, questo è veramente un mistero. Io ipotizzo che possa essere stata portata alla chiesa di San Girolamo della Carità, che praticamente lei vedeva dalla sua stanza, così come è scritto nel testamento, circondata dai frati di questa confraternita, quindi di San Girolamo, e di conseguenza sarebbe risultato sicuramente molto più semplice attraversare il portone del suo palazzo ed andare nella chiesa di fronte che non affrontare un viaggio sicuramente molto lungo, perché l'isola bisentina dove lei voleva essere sepolta era lontana, era quasi ai confini della Toscana, dopo Viterbo, quindi potete immaginare con i mezzi dell'epoca quanto potesse risultare difficoltoso tutto ciò. Poi magari è possibile anche che successivamente, in anni dopo, possa essere stata portata nel sepolcro che Ranuccio Farnese fece costruire proprio per la famiglia lì in questa meravigliosa isoletta, proprio sul lago di Bolsena. Però certo non possiamo avere la sicurezza di niente. Thank you.
Come abbiamo visto, ancora molte domande avvolgono la vita di Giulia Farnese, una donna vissuta in un periodo convulso e a tratti tragico a Roma, una donna vittima di giochi di potere molto più grandi della donna più bella del Rinascimento. Purtroppo non ci sono rimaste le sue lettere, che ci avrebbero senz'altro raccontato di lei tanto. Abbiamo soltanto qualcuna recuperata all'Archivio Segreto Vaticano. Però spero che con questa nuova ricerca, con questa nuova pubblicazione di regesso di questi altri numerosi documenti, possa illuminare di più sulla vita di questo personaggio, che però vorrei chiamare soltanto donna. Giulia la Bella fu un personaggio evanescente, ma anche una pedina importante agli occhi di Papa Alessandro VI. Fu la sua amante, ma anche la sua merce di scambio. Certamente questo aspetto inquadra appieno il tempo in cui entrambi vissero, ma ugualmente identifica una condizione femminile non ancora completamente scomparsa. Questa puntata ha voluto essere un omaggio a tutte le donne che in ogni tempo sono state sottoposte alla volontà maschile, senza poter esprimere appieno il proprio dissenso. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.